Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi trovate per oggi in quello che è il piazzale, tra virgolette, del comune, da cui appunto si gode, secondo me, la vista migliore, soprattutto in giornate come questa. Appunto la vedete un pochino dietro di me, ma se volete dovete passare da Spilimbergo. Oggi vi parlerò di usanze un pochino strane che ci sono in questo periodo di Natale nel mondo. Ne ho selezionate alcune che sono quelle un pochino più bizzarre e non solo bizzarre ma anche un po' particolari. Quindi partiamo subito senza perdere tempo con il Giappone, che non ha una grande tradizione natalizia ma ha il suo Babbo Natale che ha due occhi aggiuntivi sulla fronte per tenere meglio d'occhio i bambini, soprattutto quelli cattivi. Passando in un altro continente, invece, in Venezuela, a Caracas, c'è la tradizione di arrivare alla messa di Natale con i pattini a rotelle. Quindi davvero una tradizione quasi assurda per conto mio, molto bizzarra. Arrivando invece in Europa, partiamo dal nord, dalla Norvegia, in cui il 24 gli uomini nascondono le scope perché pensano che appunto in questa giornata arrivino spiriti maligni, ma soprattutto streghe, a rovinare la festa, quindi il giorno di festività. Arrivando a sud, ovvero in Portogallo, troviamo la tradizione della consoda, che è l'usanza di preparare la tavola con un piatto in più a ricordare chi non è più presente in famiglia. Mentre la tradizione che secondo me è quella un pochino più bizzarra è quella della Repubblica Ceca, in cui appunto c'è una tradizione legata alle donne single in cerca dell'amore vero. E questa tradizione per l'appunto consiste nel mettersi di spalle rispetto all'uscio di casa e nel lanciare senza guardare dietro di sé una scarpa. Se la scarpa sarà con la punta rivolta verso l'uscio, vuol dire che entro l'anno la donna troverà appunto l'amore della propria vita e si sposerà. Io non so se è vero, magari ci provo e vi faccio sapere che cosa succede e il risultato. In ogni caso spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like e iscrivetevi per i futuri video. Se conoscete altre tradizioni strane e bizzarre lasciatemi un commento qui sotto. E sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate il link a tutti i miei social per seguirmi nelle mie avventure che non vedete in video. Detto questo, io vi saluto e vi dico have a nice life!